picchetto d'onore e benedizione del cappello militare per la salma di Mariangela Valentini. È suo l'ultimo dei quattro corpi rinvenuti nelle campagne di Ascoli Piceno dopo lo scontro fra Tornado avvenuto ormai quattro giorni fa. La 31enne di Oleggio era ancora seduta sul seggiolino con le cariche per l'espulsione collegate. È stato quindi necessario l'intervento degli artificieri. Gli esami del DNA inizieranno lunedì e solo successivamente i quattro corpi verranno restituiti alle famiglie per i funerali. Sulle cause tutte le ipotesi sono ancora aperte, dice il PM della Procura Militare di Verona, dall'errore umano al guasto tecnico. Un aiuto nelle indagini potrebbe arrivare dalla seconda scatola nera, rinvenuta proprio questa mattina dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, presente sul posto con 54 uomini che stanno lavorando in condizioni non semplici, visto il luogo impervio, gli incendi e da questo pomeriggio anche i forti temporali. Cordoglio, solidarietà e partecipazione al dolore dei congiunti sono arrivati anche dal Presidente della Repubblica. Per una tragedia, scrive Napolitano, che ha destato profonda commozione in tutto il paese. Poi c'è qualcosa nei timing che non andava. Sì, però non mi piace soprattutto. No. Qualcosa non andava, ne erano consapevoli pilota e navigatore del jet Freccia 21. Parole drammatiche alla luce dell'epilogo. Poco dopo il caccia comandato da Mariangela Valentini si scontrerà con l'altro jet in esercitazione ad Ascoli. Era agosto 2014, moriranno tutti, i piloti Valentini, Alessandro Dotto, i navigatori Paolo Franzese e Giuseppe Palminteri, decollati in ritardo e in ordine invertito. Una delle concause della collisione, secondo il PM, l'altra, la torre di controllo di Brindisi che per cinque volte non risponde. Dai, su. Padova Freccia 2-1. Padova Freccia 2-1. Padova Freccia 2-1. Che cazzo bisogna fare, oh? Il capitano Valentini è scesa di quota, scrive il PM, perché il centro di controllo non rispondeva e per non intralciare altri voli. Una manovra legittima e coerente per la procura, che ha evidenziato invece carenze nei piani e nell'assistenza al volo. Cinque ufficiali sono indagati per disastro e omicidio colposi. Il PM aveva poi chiesto l'archiviazione, ma il GIP si è opposto. Mia figlia era precisa, rasentava la pignoleria delle volte quando si trattava di una missione di volo. Il primo brevetto a 17 anni, poi l'aeronautica, la magistratura ha escluso qualsiasi responsabilità da parte della pilota e dei suoi colleghi morti. A lei però questo non basta. No, no. Ma lo voglio sentire dagli ufficiali, dall'aeronautica militare. Il suo buon nome voglio che sia riabilitato. Tenente e pilota militare, una laurea in scienze aeronautiche, 240 ore di volo all'attivo. Mariangela Valentini, 26 anni, dal 2006, è assegnata al sesto stormo Diavoli Rossi, 154esimo gruppo, alla base dell'aeronautica militare di Ghedi, vicino Brescia. Perché una donna sceglie la vita militare. Entrare a far parte delle forze armate implica un amore verso l'Italia, verso il nostro paese, anche perché comunque il paese va servito, quindi ci sono tutta una serie comunque di servizi che noi svolgiamo appunto per far sì che la patria sia sicura, ecco. Che emozione dà essere alla guida di un Tornado che va a quasi 2500 km orari. Nel momento in cui ci si trova in volo si pensa alla missione da compiere, quindi a tutti i controlli che è necessario compiere, al mantenere la direzione, a fare chiamate radio. Mai avuto paura? Paura non in coscienza, no, quella no, però il fatto di sapere che comunque alla base del volo c'è tutta un'organizzazione che diciamo certifica gli aeroplani e dà degli standard, delle procedure di sicurezza da seguire, quindi il fatto di seguire queste procedure, conoscerle e addestrarmi continuamente fa sì che io un momento in cui vado in volo non abbia paura. Qualche rito prima di salire a bordo? Riti particolari, mi hanno detto che non bisogna farsi fare fotografie prima di andare in volo, bisogna evitare di incontrare i preti, però. Cosa ricorda della guerra del Golfo? Beh, ero ancora piccola, quindi ricordo gli aeromobili che partivano dalle portaeree, insomma, queste immagini un po' sfocate. Diciamo che io abitavo vicino a un aeroporto militare, quindi essere continuamente sorvolata, diciamo, mi ha spinto ad avere questa passione. Com'è la vita in caserma?
per una donna. Ci tengono molto, soprattutto in forza armata, a far sì che non vi sia una discriminazione. E mai quindi... detto se fossi un uomo sarebbe diverso? No, assolutamente. Anzi... Fortunata, eh? Sì. Come la vedono gli uomini fuori da qua? Sono intimoriti? Ma diciamo che ancora diciamo non lo vedono come una cosa normale, quindi magari un attimo di timore nei miei confronti c'è. Prima di andare in volo, si trucca? No, non è previsto. Comunque indosso la maschera, è necessario non avere sostanze a contatto con la sostanze particolari a contatto con la maschera, la pelle deve essere pulita. Ha tanti amici? Sì, una media, insomma. Non si può dire se è fidanzata? No. Segreto militare? Segreto militare, sì. Entrare a far parte delle forze armate implica un amore verso l'Italia, verso il nostro paese, anche perché comunque il paese va servito, quindi... Quell'amore per l'Italia lo manifestava senza indugi Mariangela Valentini in questa intervista del 2008 per Sipario, rotocalco del TG4. Diceva di non aver paura, non riusciva a pensare che un tragico incidente sarebbe stato capace un giorno di spegnere per sempre quel sorriso. Classe 1982, era cresciuta a Oleggio, in provincia di Novara. Forza d'animo, capacità tecnica e spirito di sacrificio, con questa motivazione le era stato conferito a Brescia nel 2007 il premio Coraggio. A bordo di quel maledetto aereo con lei c'era anche il capitano Piero Paolo Franzese di Benevento. 35 anni, sposato e padre di un bambino, amava il divertimento. Su Facebook abbraccia un delfino sullo sfondo di una luminosa Las Vegas, mentre compare ancora l'iscrizione ad un vecchio gruppo sulle migliori feste di Ibiza. Alla fine degli anni 90 a Pozzuoli era stato compagno di corso di Giuseppe Palminteri, 36 anni, altra vittima di questa tragedia. Di origine palermitana, Giuseppe si era trasferito a Brescia. Amante del cinema, aveva deciso di associare il suo nome in rete a quello di Chaz Palminteri, l'attore italo-americano che nel nostro paese aveva anche vestito i panni del giudice Falcone. Sull'aereo con lui, Alessandro Dotto, 31 anni, della provincia di Ivrea. I suoi familiari, insieme a quelli degli altri piloti, sono stati accompagnati ad Ascoli Piceno dal personale dell'aeronautica. Dopo essere arrivati questa mattina alla base militare di Ghedi, nel Bresciano, e da lì subito trasferiti sul luogo della tragedia. Mentre si trovava in vacanza, Alessandro aveva scritto sul profilo: cari mamma e papà, parenti e amici tutti, sappiate che sto bene, addio. Un congedo ironico che in poco più di 2 mesi si è trasformato in realtà. Un addio tanto vero quanto triste, quello di questi 4 giovani al servizio del paese. Le bare sfilano nella base di Ghedi, la loro base. I funerali di Mariangela, Giuseppe, Paolo e Alessandro, i 4 capitani deceduti nel tragico scontro fra 2 tornado nel cielo di Ascoli, si svolgono lì, in quell'hangar che da sempre era il loro luogo di lavoro. 2000 le persone presenti, il ministro della difesa Roberta Pinotti, il capo di Stato Maggiore, l'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni, ma anche i colleghi del Sesto Stormo e tantissima gente comune che ha deciso di essere lì per stringersi attorno ai familiari delle vittime. C'è silenzio, rispetto, commozione che diventa altissima quando la moglie del capitano Franzese dedica al marito dei versi di Sant'Agostino dal titolo La morte non è niente. Ad officiare le esequie è l'ordinario militare per l'Italia, Monsignor Santo Marcianò, che nell'omelia ha voluto ricordare e rendere omaggio alla passione e alla dedizione dei 4 giovani ufficiali. In un tempo come il nostro, in cui la disillusione sembra avvolgere il presente e il futuro, soprattutto per le nuove generazioni, è preziosa la testimonianza di chi infonde la propria passione in un impegno che dona senso alla vita. Si racconta che cos'è la passione per il volo per lei? Per me è una cosa che è nata da quando ero piccola e quindi diciamo vedendo riviste, vedendo gli aeroplani passare sulla mia testa e diciamo ho avuto la fortuna di riuscire a trasformarla anche in un lavoro, insomma. La fortuna, l'impegno, la caparbietà, che cos'è il percorso anche per una donna di accedere a questa professione? In realtà si tratta semplicemente di forza di volontà, penso, e poi anche ovviamente la carriera che ho intrapreso io prevede comunque l'ingresso in Accademia Aeronautica, quindi fare un concorso pubblico, quindi anche insomma la fortuna di riuscire a essere tra i selezionati e intraprendere questa carriera. Le più belle esperienze che ha fatto lei professionale ce le racconta un po' con le sue emozioni? Ma diciamo che sicuramente è emozionante in generale essere riusciti a trasformare una passione nel proprio mestiere e comunque servire la patria, comunque fare quello che viene chiesto dalle autorità e quindi facendo il mio lavoro, quindi pilotando un aeroplano, insomma. Dove è stata con l'aeroplano? Ci racconta un po' delle avventure, quello che può raccontare?
No, guardi, generalmente noi facciamo missioni di addestramento, ovviamente per sotto seguiamo un protocollo, i protocolli previsti e ci addestriamo, quindi diciamo andiamo nei posti più svariati, comunque tutto in accordo alle leggi nazionali quando è previsto. C'è stato un momento in cui ha più avuto paura personalmente o più l'emozione che non può dimenticare nella vita? Ma paura no, alla fine si addestra talmente tanto che non si lascia spazio a certi tipi di emozioni. Sicuramente quando si fanno missioni operative è sicuramente un'emozione perché si concretizza tutto l'addestramento effettuato in qualcosa di reale, di pratico. Tre regole che non si devono mai scordare. Sicuramente capabilità, passione e grinta. In volo, invece, che cosa non si deve mai scordare? Se dovesse dire ad un ragazzino che si addestra, che viene dopo di lei in accademia, cosa direbbe lui? Studiare, tanto. Il mezzo dell'aria invece dell'acqua, il mezzo invece del terrestre, insomma, che cosa le dà il brivido in più dell'aria? Ma si tratta semplicemente di una cosa che piace a me, quindi un po' piacere o non piacere, c'è chi preferisce il mare, quindi chi decide di diventare marinaio piuttosto che forza terrestre. Io amo il cielo, quindi ho scelto questa professione. Nuvole, specie quando sono assommate, brutte, tempeste, non le fanno paura? No, le cerchiamo di evitarle, insomma. A chi volesse intraprendere, donna, la sua stessa carriera, che cosa direbbe? La stessa cosa che direi a un ragazzo, di prepararsi fisicamente, studiare parecchio per i concorsi e, insomma, se è quello che vuole, che desidera, con un po' di impegno ce la farà sicuramente. I tuoi obiettivi professionali di volo? Dove vuoi volare? Ah, per ora sono volo su Tornado e sono contenta così, quindi vediamo cosa, le prospettive sono molte, vediamo cosa mi riserverà il futuro. Il Tornado che appunto generazioni anche di bambini sognano, guardano, no? Penso di sì, è molto, diciamo che mi piace molto volare su Tornado. E 90 secondi per descrivere 90 anni di storia, ma soprattutto per descrivere i progressi. Prima dicevamo che dal 2006 anche le donne possono avere finalmente l'arruolamento nell'aeronautica militare, in tutti i corpi militari. Ornella Noddi, a te l'onore. Insomma, Andrea, improvvisamente lo studio si è, come dire, ingentilito ulteriormente. Abbiamo qui alla mia destra il capitano Mariangela Valentini, che è pilota di Tornado del sesto stormo di Ghedi, mentre alla mia sinistra il tenente Caterina Purlanis, che è il suo navigatore. A volte capita che voliamo insieme, sì. Allora, la particolarità qual è? Che voi siete sul Tornado, che certamente non è proprio un oggettino da pilotare, e avete ormai pari dignità, pari rispetto, esattamente con i colleghi maschi. Ma quanto tempo ci è voluto prima di combattere certo tipo di diffidenza, o questo tipo di atteggiamento non l'avete mai incontrato nell'aeronautica? No, sicuramente diciamo, il percorso che abbiamo seguito è il percorso esattamente identico a quello dei nostri colleghi uomini, quindi diciamo che particolare diffidenza non l'abbiamo incontrata, perché una volta che si dimostra di essere in grado di fare certe cose, al pari dei colleghi uomini, la diffidenza viene subito, diciamo, spazzata via e si diventa colleghi e si vola tutti insieme, insomma. A volte capita che io voli con Caterina. Quindi non è una coppia fissa, non è una coppia di fatto, è proprio una coppia occasionale. Diciamo, possiamo dire. Per addestrarci al meglio. Che questo capitano, che voce è? L'ha riconosciuto a rumore, quindi mi sono girata. Infatti, per addestrarci al meglio si vola spesso magari piloti con un po' più di esperienza, con navigatori più giovani o viceversa, e comunque si tende a ruotare in modo da dividere le nostre esperienze e dividere la nostra conoscenza con tutti quanti. Tenente Purlanis, invece, cosa spinge una donna a scegliere, diciamo, fare una scelta del genere, quindi questa passione per gli aerei e per questo mestiere? Sicuramente la passione, senza di quella non si va da nessuna parte. Personalmente è sempre stato un mio sogno, fin da quando ero bambina. Sì. E ovviamente ci sono sacrifici, non è semplice, ci dobbiamo integrare al massimo con i ragazzi, con i nostri colleghi, però avendo le stesse opportunità, gli stessi diritti, gli stessi profili di carriera anche, io penso che, parlo anche per la mia collega, comunque la passione sia al primo posto.
E poi comunque il volo e tutta la divisa comunque ha il suo fascino, in ogni caso comunque la passione sta al primo posto, senza di quella non si riescono a superare certe cose. IMX, rientro dall'Afghanistan, vogliamo toccare questo capitolo? Esatto, gli IMX sono rientrati dall'Afghanistan praticamente un mese fa, esattamente un mese fa, gli ultimi quattro che erano rimasti là, e diciamo che hanno chiuso un po' il cerchio di una missione che comunque sta andando avanti. È una missione in Afghanistan che vede molte delle truppe italiane di tutte le forze armate schierate là a dare supporto per ottenere la sicurezza in quel paese e proteggere le nostre truppe ma anche la popolazione locale, che appunto è dare loro i mezzi e la possibilità di poter camminare sulle loro gambe e mantenere la loro indipendenza. Gli AMX hanno svolto più di 9.000 ore di volo in teatro operativo. E c'è stato anche il Tornado solamente per un anno, dal 2008 al 2009, portando a termine circa 900 ore di volo, quindi in quell'anno. L'obiettivo principale di MX Tornado, che hanno adesso in particolare gli MX hanno volato anche in sinergia con il Predator, l'obiettivo principale era quello di fare missioni di ricognizione e neutralizzazione di eventuali minacce che potevano essere dalla popolazione per le nostre truppe. E quindi è stata una cosa molto importante che sta anche proseguendo. Anche il Predator, per esempio, ha volato per circa 13.000 ore di volo, che se facciamo due conti è un anno e mezzo di volo continuativo, e dando parecchio materiale, parecchie informazioni utili per la sicurezza delle nostre truppe e della popolazione. Tenente, quando si vola appunto su un tornado è meglio avere come compagno capitano, che può avere un certo tipo anche di affinità e di sensibilità, oppure è assolutamente indifferente, perché tanto quando si è là sopra, uomo o donna, conta soltanto? Assolutamente indifferente, uomo o donna che sia, sono comunque... Intanto vediamo delle immagini di repertorio, mentre sulla destra sono le immagini in diretta che ci offre Marco Spoletini con Cinzia Perrega. Prego. Sono comunque tutti equipaggi preparati, che hanno subito dei corsi di formazione, quindi assolutamente indifferente uomo o donna che sia, siamo tutti preparati. Ovviamente c'è chi ha più esperienza e c'è chi ne ha meno. Io sono appena arrivata al gruppo, quindi più spesso volo con piloti anziani, come ha detto prima la collega, e succede il contrario, infatti i navigatori più anziani volano con piloti un po' meno esperti, fino a raggiungere diciamo un livello adeguato tale da poter volare con piloti e navigatori anche degli stessi corsi. Però proprio per una questione diciamo di affinità, non sarebbe invece meglio volare sempre con lo stesso pilota, in modo tale che si instauri proprio anche diciamo quel rapporto più solido rispetto magari... Il rapporto si instaura anche fuori dal cockpit, quindi nella vita di gruppo. Quindi secondo me volare con persone diverse, con piloti diversi, dà anche degli spunti, delle riflessioni diverse. Da ognuno si può imparare qualcosa di diverso. Colonnello Ercolani, che cosa hanno in realtà in più le donne? Forse più attenzione, più concentrazione? Sono più solidari anche fra di loro? Oggi Andrea mi fa delle domande compromettenti. Ma sì, ma certo, ma ci mancherebbe, ecco. Che devo fare delle domande comode. Siamo qui per questo. Ecco, ce la state mettendo tutta. No, io credo che assolutamente, per riallacciarmi al discorso delle due colleghe qui presenti, io credo che nello spirito di continuo progresso di una forza armata così altamente innovativa come l'aeronautica militare, è bene che la compagine di chi ha l'onore di essere membro di questa forza armata sia la più varia e vasta possibile, perché noi abbiamo bisogno di persone convinte, con tanta passione, preparate, competenti, che abbiano dei sani principi ovviamente, che sono gli unici che possono poi garantire delle prestazioni in volo dove non si può assolutamente barare né con se stessi e tantomeno con gli altri. Intanto qui avete visto il sistema antiradar e anche antimissile. Capitano, la vostra vita privata, tra le tante domande che vi hanno fatto, sicuramente qual è stata quella più bizzarra a proposito della vostra vita privata e come si concilia con la vita militare? Si può sapere la domanda più sciocca, a parte questa che vi sto facendo io, che vi hanno posto? Domande bizzarre tante, quasi, quindi non saprei nemmeno quale scegliere. Quale però quello che sicuramente molti ci domandano è come gestiamo la vita privata. La mia risposta è come tutti quanti, come tutte le persone che lavorano, e quindi diamo il massimo al lavoro. Una volta tolta la divisa ci impegniamo. Riuscite a scindere?
Ma cerchiamo di farlo il più possibile, come per dedicare giusta attenzione anche a chi ci sta intorno. Ecco, qui intanto vediamo il replay. Sì, è un sistema, di autoprotezione del velivolo per i missili infrarossi, quindi sono molto utili, insomma. Tenente, non sfugga questa domanda, anche lei, come fa a separare vita privata da vita militare? Soprattutto, le capita mai magari di pensare a come migliorare il proprio lavoro quando invece magari è lì a prepararsi un qualcosa da mangiare, anche dopo al tegamino, non lo so. Come detto la collega, comunque la cosa importante da scindere è due cose. Una volta arrivata a casa inizia la vita privata e personale e ci deve essere, comunque, ci deve essere, e anche in un futuro, comunque, come tutti, come tutte, speriamo anche di avere una famiglia un giorno. Sì, poi magari che fate, da navigatore, da capitano, come fate, da pilota, come... Guideremo la famiglia e daremo ordine anche in famiglia a questo punto. Ah, capito? L'impegno dell'aeronautica in teatro continua comunque. Certo, assolutamente. E abbiamo diversi teatri comunque aperti, l'Afghanistan rimane comunque aperto con un impegno da parte nostra. In particolare quello che diciamo che stiamo facendo è... Questo è il rifornimento in volo. Abbiamo, sì, stanno facendo appunto rifornimento in volo. E no, come dicevo, l'attività continua proprio perché, per esempio, a Shindand prosegue l'attività di mentoring, ovvero ci sono delle persone qualificate di tutti i livelli che insegnano appunto alle forze armate locali, quindi alle forze armate afghane, come appunto apprendere al massimo e come imparare a diventare indipendenti. E questo è sicuramente molto importante per noi e anche per loro, perché ciò permette loro di camminare con le loro gambe nel futuro. Scusate, forse... Se prego, posso permettermi, Andrea, per ritornare al discorso di prima del valore aggiunto che danno le nostre donne in forza armata, proprio per esperienza personale ho potuto apprezzare la sensibilità con cui le nostre donne si avvicinano in Afghanistan nei confronti della popolazione locale per cercare di portare anche in maniera pratica un po' di conforto a situazioni sicuramente molto peggiori rispetto a quelle che siamo abituati a pensare noi. E lei personalmente è già stata in teatro operativo? Sì, è successo, è stata. Che esperienza è stata? Che ricordi porta? È stata sicuramente un'esperienza impegnativa e ci si rende conto veramente di quello che succede laggiù e di quanto sia importante per noi supportare le nostre truppe e la popolazione che sta soffrendo. Guarda, a proposito di domande sciocche, no? Ne tiro fuori una a caso dal cassetto, Ornella ne è sprovvista, io ne ho tante. Voi prendete mai aerei di linea, aerei civili? Ecco. Certo. Ditemi la verità, quando hostess e steward vi mostrano cosa dovete fare in caso di pericolo, no? La maschera, li seguite oppure fate come tutto il resto dei passeggeri che dormono e pensano ai fatti loro? No, li seguiamo. Per rispetto li seguite? Sì, sì. Sì, ci mancherebbe, insomma. Vabbè, comunque. Allora, prossima scommessa. Tra l'altro, frecce tricolori, ancora manca un componente femminile. Speriamo che arrivi presto, insomma. Quindi è il suo sogno? Piacerebbe? No, io diciamo che è già... c'è una possibilità di fare la selezione all'interno dei piloti della Forza Armata per entrare nelle frecce tricolori. Questa volta capita una volta solamente nella propria carriera. Quindi one shot. C'è una possibilità, one shot, come si dice. Diciamo che ci sono dei criteri molto diversificati che ovviamente non conosciamo, che possono i più vari, come magari la possibilità di integrarsi, le capacità di pilota. C'è comunque un limite, per esempio, di ore di volo da rispettare. Ci sono dei limiti di ore di volo, ci sono delle qualifiche da aver ottenuto, quindi sono tutta una serie di parametri, diciamo, molto tecnici. Beh, poi tutto sommato le donne, diciamo, sono entrate comunque nell'aeronautica anche relativamente presto, se non sbaglio, esatto. Nel 2000, no? Quindi è da 2006 operativamente, però diciamo... con l'Accademia è tutto nel 2000, se non nel 2000 le prime donne, il primo corso di donne dell'Accademia. Tornado, la voce del Tornado, reparto sperimentale di volo. Sospendiamo per un attimo, certo, il discorso frecce, perché comunque abbiamo capito che c'è la porta aperta per le donne. Linea al colonnello Ercolani. Ecco, ha fatto il suo ingresso ad una velocità di quasi 1000 km all'ora il Tornado del reparto sperimentale volo. Tal proposito ricordo che oltre alle frecce tricolori noi abbiamo anche una selezione presso il reparto sperimentale volo, perché in questo momento il capitano Mangini e il capitano Gentile, che sono rispettivamente il pilota e il navigatore del velivolo che vedete adesso sullo schermo, sono due rispettivamente pilota e navigatore collaudatori di produzione
sperimentatori che hanno partecipato ad una selezione circa 5-6 anni fa che li ha portati poi ad essere parte del reparto sperimentale volo, attraverso un addestramento specifico che li ha portati alla qualifica di sperimentazione presso le scuole negli Stati Uniti. Ecco, quello che sta facendo adesso un veicolo che pesa, ha un peso massimo al decollo di 28.000 kg, quindi 28 tonnellate, è ben spiegato in queste immagini. Ovviamente oggi la configurazione è pulita, noi la chiamiamo in gergo, ovviamente non ha carichi esterni, però rende molto bene l'idea di quanto questo velivolo, nonostante i suoi 30 anni di servizio, sia ancora altamente prestante. Qual è il significato di queste evoluzioni? Non hanno tanto un significato di stile acrobatico, ma quanto di dimostrazioni tecniche delle prestazioni di un velivolo, dove il pilota, il navigatore in questo caso, devono capire quali sono gli estremi dell'inviluppo di volo del velivolo stesso per poterlo poi affidare alle mani dei piloti operativi. Tenente, qual è il compito esatto del navigatore? Come si sostiene il pilota? Allora, innanzitutto è una sinergia tra pilota e navigatore, non sono due teste pensanti singole, ma come diciamo noi in gergo si lavora in crew cooperation, quindi sono due teste pensanti che lavorano insieme, prendono le decisioni insieme, non si decide mai una cosa da soli. Il compito del navigatore, tra le altre cose, il compito di gestire quello che è tutto il sistema d'armamento, il sistema di navigazione, appunto, il sistema radar, il sistema di comunicazione. Quindi diciamo che ha diversi compiti, quindi man mano che poi si sale di livello ovviamente le competenze aumentano. E comunque la cosa importante da sottolineare è che in un equipaggio Tornado è la sinergia, è la crew cooperation appunto che conta tra pilota e navigatore. E perché tenente lei ha preferito, diciamo, ha fatto questa scelta, quindi diventare navigatore piuttosto che diventare appunto pilota? Diciamo che anch'io volevo diventare pilota, però comunque c'erano state delle selezioni negli anni passati che comunque poi mi hanno deciso, hanno portato a decidere di scegliere la carriera da navigatore. Capitano, la difficoltà maggiore nel pilotare un tornado, momento di crisi, quando si può verificare? Ma diciamo che in generale il momento più complesso del volo è sicuramente il momento in cui si deve atterrare, in particolare se quindi è un momento che richiede più concentrazione, anche perché si è vicino al suolo. Diciamo, quando si è vicino al suolo è il momento in cui bisogna fare maggiore attenzione. Poi sicuramente altri momenti di particolare cura, concentrazione, mentre si pilota un velivolo, magari quando si fanno delle esercitazioni di combattimento aereo, per esempio. Quindi dove bisogna porre bene attenzione a non superare il limite del velivolo, a tenere sempre gli altri aeroplani in vista per evitare... Sentiamola la voce del tornado, perché la manovra che abbiamo appena visto è una manovra che potrebbe sembrare un semplice tonneau, in realtà se abbiamo fatto ben caso aveva nella fase iniziale il carrello estratto e durante la manovra di tonneau, ovvero sia di rotazione intorno all'asse del velivolo, è stato retratto il carrello. Ecco, questa manovra è una manovra tale per cui bisogna rispettare il parametro della velocità, ecco, ovviamente anche, esattamente. I parametri di velocità e quota, perché altrimenti si rischierebbe di superare questi limiti con tutte le ovviamente complicazioni del caso. Qual è stato il momento, vi ricordate un episodio che avete magari vissuto insieme in cui avete davvero dovuto superare un momento di grande difficoltà, di grande impasse, e come siete riuscite? Ma guardi, insieme non c'è ancora successo nulla, quindi abbiamo volato. Ci vedo che il tenente sta facendo degli scongiuri particolari. Esattamente, infatti. No, sicuramente ci sono stati dei momenti particolari, magari sono un po' tecnici, quindi forse sarebbe troppo descriverli, certo. Però è sicuramente quello che... Guardate l'assetto delle ali, intanto come viene modificato. Esatto, sì, c'è un apposito comando in cabina per muovere l'assetto delle ali. Quello che sicuramente è fondamentale è l'addestramento per noi, quindi per superare appunto tutte queste situazioni che possono essere comunque critiche, ma noi che dobbiamo affrontare proprio perché siamo piloti militari e dobbiamo superare questi problemi, è per noi addestrarci, quindi è fondamentale, quindi è il motivo per cui noi andiamo in volo ogni giorno, simuliamo degli scenari di trovarci in situazioni magari di pericolo e
proviamo tutte le situazioni possibili per arrivare preparati. Quindi torna dunque il concetto di gioco di squadra con l'addestramento. Sì, assolutamente, assolutamente. Noi ci addestriamo tutti i giorni, sia in volo che anche al simulatore, che appunto il simulatore è uno strumento utilissimo, soprattutto per addestrarci nella gestione delle emergenze, per esempio, che potrebbero capitare in volo. A proposito di addestramento e a proposito anche di nuovi limiti, provate per cortesia, anche se volete a mo' di slogan, dovete convincere altre donne che in questo momento vi stanno ascoltando, sicuramente ci sono tantissime telespettatrici che vorrebbero diventare pilote. Beh, che cosa direste loro per cercare di far superare un po' di resistenza, un limite o quantomeno un po' di ritrosia per questa avventura? Ma sicuramente se c'è la passione per questo lavoro dà grandi soddisfazioni, quindi c'è da impegnarsi, ma è sicuramente qualcosa che dà soddisfazione e che comunque deve piacere, ecco, quindi sicuramente se piace devono provarci. Sì, anche secondo me passione e avere fiducia nelle proprie capacità, quello sì. E necessità anche di adrenalina nelle vene, perché insomma io mi spavento anche solo con le montagne russe, quindi... oddio, questo non è detto che magari chi è un pilota bravissimo di Tornado, poi magari se va sulle montagne russe e sulle giostre possa avere qualche problema. Può succedere anche quella, vabbè allora... Comunque, a parte gli scherzi, abbiamo io. Questo non è detto che magari chi è un pilota bravissimo di Tornado, poi magari se va sulle montagne russe e sulle giostre possa avere qualche problema. Può succedere anche quella, vabbè allora. Comunque, a parte gli scherzi, abbiamo intanto Marco Spollettini. Non so se possiamo far vedere proprio a rallenti l'ultimo passaggio del Tornado, spettacolare e una voce davvero imponente. Che differenza c'è? Che cosa significa soprattutto pilotare un Tornado? Perché è così differente dagli altri velivoli? Il Tornado è un velivolo di terza generazione, è stato concepito anni 70 e quindi il primo volo l'ha fatto nel 1982 in Italia, per cui è un velivolo che sicuramente richiede un'attenzione un pochettino più spinta da parte del pilota, soprattutto in assetti così diciamo marcati come quelli assunti oggi dal Tornado del reparto sperimentale volo. Cos'è che viene incontro, diciamo, al pilota? L'addestramento. Ecco, è molto importante sottolineare un aspetto che prenderà sempre più piede anche nei sistemi d'arma futuri, l'addestramento al simulatore. È una scelta dovuta anche per una questione di risparmio delle risorse. Sebbene il volo non potrà essere mai sostituito, quindi l'addestramento in volo è una prerogativa essenziale, però parte dell'addestramento potrà essere fatto a simulatori grazie alla tecnologia. Con il C-27J, dopo aver provato l'ebbrezza del Tornado, noi salutiamo sia il capitano Valentini che il tenente. Prossima sfida, prossimo impegno, quantomeno avete una parola. Ecco, lo slogan con cui accompagnate ogni vostra missione. Qual è? Avete una parola d'ordine, una parola che vi accompagna durante le ore di volo? Lavorare con precisione. Vabbè. Ma come va bene? No, è una cosa un po' più... non si può ripetere. È una cosa personale, un copyright? Cave canem, non lo so. Carpe diem. Mentre un piccolo portafortuna c'è? Ve lo portate appresso? Stiamo peggiorando la situazione. Diciamo che il nostro addestramento è il nostro portafortuna, diciamo così. Andiamo bene. Allora, grazie capitano, grazie tenente. Allora, adesso andiamo avanti con il C-27J. Che possiamo dire è un'eccellente piattaforma dual